da-da-da-da-da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Deco Double G. I'm a Trumpster, motherfucker. Passate da FIFA a CoinsBuy e se mettete il mio codice coupon TATINO23 avrete il 5% di sconto. Bella! Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo tornati oggi qui con uno squad builder e in più il pronostico. Ma oggi non sono da solo, ma sono con Dav. Bella raga, ciao a tutti. Ok raga, si parte subito con lo squad builder. Allora, oggi c'è Inter-Juventus, il derby d'Italia. Allora, partiamo subito dal portiere. Io direi tra Handanovic e Buffon, che quest'anno è una bella sfida. Sì, è una bella sfida tra portieri, però secondo me in porta Gigi. Diciamo che Gigi ha subito anche meno gol, poi vabbè raga, si mette anche per quello, quindi in porta super Gigi Buffon. Poi passiamo alla difesa. Allora della Juventus non posso non mettere anche qua raga, ci sarebbe la sfida tra Giorgio e Bonucci, perché comunque Bonucci quest'anno ha fatto un super campionato, però ovviamente Chiellini secondo me ha la supremazia. Poi passiamo al terzino sinistro, ovviamente subito della Juve, ovviamente non può che essere Patrice Evra, anche lui un super campionato. E cosa dire raga, sta facendo un super campionato, quindi nulla da aggiungere. Passiamo invece alla parte, si può mettere parte dell'Inter. Allora in difesa, l'ultima volta mi avete diciamo insultato tra virgolette, perché volevate che mettessi Vidic e non Ranocchia, anche se a me sinceramente stava piacendo di più come giocava Ranocchia. Tu cosa ne pensi Dav, meglio Vidic o Ranocchia? Beh, ultimamente nel dubbio mettiamo Juan Jesus che è più buggato su FIFA, nella realtà un po' meno. Ah, Vidic è molto bravo, però Ranocchia è discontinuo, non lo so. Io a sto punto fra i due giganti metterei Juan Jesus. Anche secondo me. Poi ovviamente terzino non c'è, quindi mettiamo l'esterno che sarebbe, voi tutti lo conoscete, come il divino Jonathan. Se me lo fa mettere. Anche se si potrebbe mettere Santone, anche se è sbagliato come... Sì, però forse come... sì. Però va bene, è uguale. Poi centrocampisti, allora dell'Inter anche qua ci sono tantissime scelte, anche se diciamo indiscussa, secondo me, come sta giocando adesso, io direi Hernanes. No? Era il profeta assolutamente. Profeta adesso tutta la vita. Formissimo. Ora come ora sta giocando anche bene. Poi ci sono tutte le versioni if. No, i sif no, if, cioè è vero, solo if. Poi sì. Allora, trequartista non c'è neanche il mediano, quindi mettiamo subito della Juventus Vidal. Io direi sì, come ha detto lui, Vidal, ma aspettiamo perché qua ci sono varie scelte. Ci il sarebbe corpo. Il ritorno di Pogba, Vidal man of the match di Motm e Pirlo, perché Pirlo comunque è regista. Però vabbè raga, ultimamente Vidal sta facendo un super campionato anche lui, quindi diciamo che se lo merita. Poi dall'altra parte, sempre nel centrocampo, io vorrei mettere Marchisio, il principino. Tu che dici? Sì, va bene, anche Marchisio. Anche perché Pogba è appena rientrato, quindi va bene, sì che ha fatto un super campionato, però anche Marchisio ha fatto il suo. Poi trequartista raga, stavolta potrebbe mettere Shaqiri. Trequartista, infatti me l'hai tolto dalla bocca, proprio sulla punta della lingua, Shaqiri. Poi ovviamente attaccante dell'Inter non posso che non mettere Maurizio Icardi. Maurito. E poi ovviamente a fianco a Maurito, ragazzi, non posso non mettere la Pash. Carlitos Tevez. Anche se Morata sta facendo anche un super campionato. Comunque questa è la formazione, con Buffon tra i pali, Chiellini, Juan Jesus e Jonathan. Poi Evra, Marchisio, Vidal, Hernanes, Shaqiri, Tevez e Icardi, ragazzi. Ditemi cosa ne pensate. Abbiamo costruito insieme a Dav, quindi io direi che è una super squadra così. Provatela. E adesso si parte col pronostico. Tatino contro Dav, Inter contro Juventus. Eccoci tornati amici del Gran Calcio, Inter-Juventus, questo è il derby d'Italia, anche se ormai diciamo che a stagione finita ha un sapore diverso dal solito, però è sempre ragazzi... E quale cazzo metto questo, dai? Vabbè, metto quella bianconera, metti quella classica, dai, ho capito, metti okay, quella nera, azzurra, così. Facciamo il classico ragazzi, questo sarebbe una specie di El Classico.
ovviamente derby d'Italia tra Inter e Juventus. Eccoci tornati allo stadio San Siro, Giuseppe Meazza. Sotto il diluvio. Sotto il diluvio, come nella realtà? Forse, non lo sappiamo, raga. Inter-Juventus, questo è il super derby d'Italia. Quindi, raga, Dav contro Tatino, vediamo. Già sul pallone c'è Llorente e Tevez, si parte. Tevez. Marina, Shaqiri. Vai, Rodrigo. Madonna, cosa si scivola. Rodrigo sulla destra. Per Maurito, no no, invece no, è per Juan Jesus. Cazzo ci faceva Juan Jesus là? Kovacic, la palla per Palacio, che allarga, Freddy, non ci arriva. Tevez, non ci arriva neanche lui. Grande Juan Jesus, what a player, Shaqiri, l'appoggia, è per Maurito, Maurito, palo! Fuori, fuori gioco, però. Shaqiri, la skill, dribbla un uomo, Sheridan, ne dribbla un altro, vede Kovacic, Matteo, il destro! Tevez, se ne va Tevez, la pash, accelera la pash, Llorente lo blocca, Tevez accelera, Tevez, 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 Tevez! Andorovic, bravo Samir. Sbaglio. Ah, Vidic, Shaqiri adesso, vede il Rodrigo Palacio, lo stop di petto, Rodrigo sinistro! Oh, madonna, Buffon. Cosa ha preso? Shaqiri adesso, tripla Vidal. Dribbla un altro, Shaqiri, la finta di tiro, vede il movimento di Freddy, Guarin, oddio! Marchisio, no! Strepitoso! Gli ha fatto un suplex in aria! Che cazzo non ha fischiato? Santon, Shaqiri per e Freddy. Anche questo il derby! Il cross di Santon per Palacio, è un altro, lui in due, guarda lì, una Tombstone Spy Driver gli ha fatto. È diventato per Tevez, è diventato SmackDown. SmackDown. E finisce qua il primo tempo, 0-0, ma interventi da una parte e dall'altra, SmackDown, ragazzi. 0-0. Per adesso l'Inter superiorità nei tiri e anche nel possesso palla, ancora però 0-0 al Meazza, si riparte col secondo tempo. Nagatomo adesso parte contropiede Inter con Kovacic. Dorme in piedi, ma Nagatomo recupera ancora Matteo Kovacic, attenzione, contropiede dell'Inter, rientra Kovacic, invece no, riprova ancora sulla sinistra, bravissimo Kovacic, Kovacic entra in aria, il tiro, Matteo Kovacic, 1-0. Ragazzi, è arrivato l'1-0, qua Gigi purtroppo nulla da fare, ed è 1-0 Inter, tutta colpa della pioggia, hashtag, Tevez, 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 Tevez! Oddio! Mamma mia, ragazzi! La Pash risponde all'1-0. Ancora Matteo adesso. La skill, dribbla un uomo, l'appoggia per Sheridan che lo serve di nuovo. Attenzione a Kovacic adesso, la palla è buona per Rodrigo Palacio. Non impeccabile, intervento della difesa, a destro! Oh Gesù santo! Buon no, ancora Rodrigo! E questo è il fallo. Attenzione, calcio di punizione. Rosso, ma dai! Rosso! Vabbè. Per tutti i suplex... fatti in precedenza. Marchisio espulso proprio come un derby, ragazzi. Giallo e doppio giallo, rosso per Marchisio. Allora la Juve giocherà in 10, ultima mezz'ora. Vediamo da lì Shaqiri, attenzione. Shaqiri, 23 metri. Vediamo la parabola di Shaqiri. Lo svizzero 2-0. Ci voleva ai, finalmente. Si mette male, amici. È da un po' che non segnava. Se segna con la Juve sono felicissimo. Ultimamente sta rendendo un po' poco. Diciamo che non sta neanche giocando, però. E gol. Barzagli prova. Porco Juve. Si riparte dal 2-0. Grandissimo intervento di Vidic. Adesso il contropiede di Matteo Kovacic. Che sbaglia, però. Alza il treno svizzero. Lichtsteiner, tutto regolare. Morata. Morata. Ancora Vidic. Strepitoso. Grandissimo intervento. Il contropiede di Matteo Kovacic. Pogba si mette il fisico. Allora Pereira. Tutto regolare. Attenzione, palla per Tevez. Carlos. Oh. Tevez al 90esimo. 2-1. Ancora per l'Inter. Corcia le distanze. Vabbè, avrei detto questo io di pronostico preciso. Avrei detto 2-1. Gol strepitoso. Tevez. È finita. E invece no, è finita, amici. È finita. 2-1 Inter. È un risultato che effettivamente potrebbe uscire, secondo me, anche nella realtà. Perché comunque la Juve non ha più, diciamo, obiettivi in campionato, visto che
poi arriva anche dalla Champions. Però derby d'Italia, ragazzi, sempre il derby d'Italia. Detto questo, pronosticatela con il primo marcatore e ovviamente il risultato esatto per poi sfidarmi. Comunque io ringrazio Dav per questo super big match, il derby d'Italia. Niente, ringrazio te. Nulla, raga, è finito così, 2-1, un super big match. Da Dav e Tatine è tutto. Bella, ragazzi. Perché se no siete game over. Da Tatine è tutto e Dav, bella. Bella, raga.